amici e amiche, buonasera a tutti, tutte e tutte. Spero mi sentiate bene. Questa sera devo utilizzare il microfono perché vorrei evitare problemi tecnici e di audio. Io sono felicissima questa sera di intervistare nuovamente, di parlare nuovamente davvero con un caro amico, ovvero con Andrea Scanzi. E questa sera parleremo del suo ultimo libro che prendo qui dietro e anche dell'omonimo spettacolo, ovvero La sciagura. Come dice lui, titolo molto sobrio, ma con una copertina potentissima, edita da Paper First. Aspettiamo Andrea che si colleghi. Voi datemi feedback sull'audio più che altro. Ovviamente il tema centrale del libro non è un segreto, data la copertina. Se ne è parlato moltissimo di questo libro. Si parla non solo di Giorgia Meloni, ma in generale del suo governo, un governo che poi Andrea, con la sua nota vena ironica, insomma, analizza in tutte le sue sfaccettature, come dire, poco belle. Ma insomma, andremo insieme ad Andrea a parlarne. Eccolo arrivato. Eccolo. Come Eccoci. Stella. stai? Sto molto bene. Tu come va? Come stai? Dai, andiamo avanti, sono molto felice di parlare con te, spero davvero tanto. Anch'io, come sempre, tanto ti ringrazio dell'invito. Sono sempre felicissimo di dialogare con te. Grazie. Allora, intanto il mio come stai è proprio su questo periodo, visto che insomma ti vediamo anche spesso, è un periodo molto movimentato. Come sta andando anche con gli spettacoli, insomma, in programma? Ma guarda Stella, sta andando tutto molto bene. La novità rispetto alla routine, ammesso che la mia vita sia una routine lavorativa, è lo spettacolo teatrale a cui hai fatto riferimento. Quindi diciamo che oltre a tutto quello che già faccio, il Fatto Quotidiano, le tre trasmissioni televisive con cui collaboro, 8 e mezzo, è sempre carta bianca, accordi e disaccordi, e oltre a tutto quello che afferisce alla vita privata, al padel, il vino, eccetera, eccetera, ho deciso a maggio, soprattutto Stella, di fare questo tour tratto dal libro di cui parlavi nell'introduzione. Quindi io ho fatto 10 giorni fa, più o meno, il 13 marzo, un'anteprima in un locale meraviglioso che ti consiglio, che si chiama Fuori Orario ed è a Taneto di Gattatico in provincia di Reggio Emilia, ed è stato un debutto meraviglioso perché c'erano 800 persone affettuose in piedi dall'inizio alla fine perché non era un teatro, e devo dire che mi hanno dato tanto entusiasmo e tanto affetto e ne avevo bisogno perché era un debutto e quindi dovevo capire se avesse o meno senso questo spettacolo. Adesso mi fermo per scelta e tutto il tour avrà luogo dal 29 aprile con una data Pietrasanta, quindi Versilia, Lucca, una data perfetta sia per l'Alta Toscana che per la Liguria, fino al 7 giugno. Perché il 7 giugno? Perché l'8 e il 9 giugno si vota alle elezioni europee. Quindi io orientativamente dal 29 aprile al 7 giugno, non dico che farò una data al giorno, ma quasi, perché già così sono 20. Quindi sarà un maggio soprattutto molto intenso, perché al momento a maggio ho 18 date. Però lo volevo fare, Stella, perché da 4 anni, 5, non facevo spettacoli politici di satira. Io mi diverto molto a fare spettacoli di satira, gli spettacoli un po' alla Crozza, alla Guzzanti, alla Luttazzi, alla Grillo, chiaramente ho citato dei fenomeni, ma per capire il genere. E credo che farli adesso sotto un governo molto inquietante fosse divertente da un punto di vista proprio artistico, ma fosse anche doveroso da un punto di vista giornalistico, intellettuale o anche di semplice cittadino. Infatti, l'ultima volta che abbiamo parlato qui, ma anche che ci siamo visti in occasione di spettacoli, comunque, o libri sulla musica, c'è stato di nuovo, insomma, un ritorno alla politica. Giustamente, come hai detto te, ce n'era assolutamente bisogno. E la cosa che mi ha colpito del libro, ma poi in generale anche dello spettacolo, è il fatto, cioè, titolo La sciagura, come hai detto poi in un'intervista qui a Roma, se non erro. Insomma, è un titolo sobrio, cioè, insomma, tranquillo, con una copertina anche questo lato molto tranquilla. Ecco, questa scelta, no? Questa cosa di passare poi, che è la tua peculiarità, dalla musica e da certi temi a questo. Anche, come dico, per te personalmente come è stato? Cioè, il percorso come è andata? Guarda, Stella, io ormai sono abbastanza abituato ad avere una carriera bipolare o tripolare o quadripolare. Se, quando sono benevolo con me stesso mi definisco eclettico, quando sono meno benevolo mi definisco schizzato e anche un po' pazzo.
La musica, lo sport, il vino e altre cose riguardano le mie passioni totali. La politica e il lavoro. Che detto così è anche un po' brutto, perché uno potrebbe dire, vabbè, allora tu vai in televisione solo per lavoro? Nì, nel senso che sì, ci vado per lavoro, altrimenti probabilmente parlerei d'altro, però ci vado anche perché trovo che sia giusto. Andare in televisione o scrivere sul Fatto Quotidiano ancora di più o fare spettacoli dove racconto la mia visione delle cose. Credo che sia doveroso, come ti dicevo prima. E credo che bene o male sia diventato un terminale per molte persone. Poi se queste persone sono migliaia, centinaia di migliaia o milioni, non lo so. Diciamo che se guardo anche al pubblico che abbiamo in televisione, io e Marco Travaglio, probabilmente tanti italiani si riconoscono in noi. È abbastanza semplice switchare, per usare una parolaccia, perché credo che la vita di tutti noi sia fatta di tante cose, quindi se scrivo un libro su Gaber c'è totalmente passione, se scrivo un libro su Giorgia Meloni o in passato su Matteo Renzi o su Matteo Salvini non c'è passione, però c'è indignazione, c'è trasporto, c'è partecipazione, se vuoi anche negativa, tra virgolette, però comunque c'è qualcosa che è dentro di me. E non a caso ho citato libri che poi sono diventati spettacoli, toccando ferro di successo, perché Renzo Sconi fu un trionfo nel 2018. E il Cazzaro Verde su Salvini andava molto bene, sia libro, che andò benissimo, sia spettacolo, poi arrivò il Covid. In questo caso, la sciagura, libro e poi spettacolo, siamo un po' da quelle parti lì. Cioè siamo in un momento storico in cui il paese è, volente o nolente, con gioia o con dolore, in mano a una singola persona, ora non è che siamo in dittatura, però comunque una persona molto forte, Renzi, Salvini, Meloni, che ha spaccato il paese. E lo spaccherà sempre di più, perché la Meloni ha un grande consenso, ma questo consenso andrà scemando come capita a tutti i politici. Non sarà una cosa di settimane, ma secondo me dopo le europee soprattutto comincerà a calare molto la Meloni. È anche una speranza, diciamolo chiaramente. Così come era successo con Renzi ed è successo con Salvini, io ho avvertito il bisogno, uno, di scrivere un libro molto chiaro, a partire dal titolo. È inutile girarci intorno, Stella. Se io faccio un libro satirico, duro, non è che lo posso chiamare Biografia garbata di Giorgia Meloni. Devo presentarmi per quello che sono, cioè una persona che con rispetto fa satira, fa informazione e dice: questo governo non mi piace, l'agire del Presidente del Consiglio non mi piace. E quindi sin dal titolo, dalla copertina, devo essere chiaro. Tutto quello che c'è nel libro, esteso a oggi, perché ovviamente è aggiornato lo spettacolo, ho ritenuto che fosse giusto metterlo anche in scena. Perché c'è il desiderio civile di appartenere, di partecipare alla scena civile più che politica, ma c'è anche, secondo me, la convinzione che questo governo è così delirante, così discutibile, così tragicomico, che purtroppo si presta benissimo alla satira. E quindi, avendo visto anche quello che è successo a Taneto di Gattatico, in quei 90-100 minuti di spettacolo, più o meno la lunghezza dei miei spettacoli è sempre quella. Io vedo uno spettacolo, un pubblico che si diverte perché ride, ci sono delle parti credo che fanno ridere volutamente, poi altre parti fanno ridere involontariamente perché non sono sicuramente né Proietti né Gassman, però ci sono anche delle parti in cui il pubblico si sente meno solo e magari viene a vedere uno spettacolo e dice: però vedi che anche Andrea la vede come me, vedi che anche le persone che ho accanto sono indignate come me. E secondo me, Stella, tu lo sai bene perché anche tu fai teatro, anche tu fai spettacoli. Il teatro deve essere anche questo: deve essere partecipazione, deve essere condivisione, deve essere appartenenza, deve essere anche qualcosa che ti fa sentire più vivo e meno solo. E credo che potenzialmente questo spettacolo, così come il libro, abbia queste caratteristiche. Soprattutto uno spettacolo, un libro che ti porta a riflettere o comunque ti dà una prospettiva, no? Magari su cose che no, aveva tra virgolette magari poco approfondito, quindi c'è anche un ruolo assolutamente politico in questo, nell'arte in generale, e l'abbiamo parlato anche nei momenti in cui parlavamo di arte, in questo caso ha maggior ragione. Però la chiamavo la sciagura e non la cazzara nera, come hai sottolineato all'inizio. Sì, e questo mi ha portato a ricevere delle critiche anche da parte del mio pubblico, di parte, non tutto. Perché soprattutto quando lo presentavo in televisione non l'avevano ancora letto e qualcuno non l'ha letto, è lecito, così come qualcuno non vedrà vedere lo spettacolo, mi dicevano sei stato troppo buono. Ora, a parte il fatto che mi fa ridere definire l'autore di un libro che si intitola La sciagura buono. Cioè, cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto invadere la Polonia per dimostrare che non stimo il governo Meloni. La sciagura mi sembra un titolo abbastanza forte, non so in quanti hanno avuto il coraggio, l'incoscienza o la follia o la deficienza di fare un libro del genere. Quindi buono no, garbato sì, rispettoso sì, buono no. Perché non l'ho chiamata la cazzara nera? Perché non lo è.
Nera temo che a volte lo sia, il suo partito di sicuro, lei diciamo ni. Cazzara no. Stella, se vogliamo essere così autoindulgenti ed essere contenti, non dico tu, ma in generale coloro che non sono di destra, ecco, e vogliamo dire che la Meloni è scema e che il governo dura un giorno perché così vendo più copie e c'ho più pubblico a teatro, lo posso anche dire, ma io non sono fatto così. Mentre Renzi, secondo me, era un grande sopravvalutato ed aveva delle connotazioni, tra mille virgolette, cazzare, parola che si può usare perché. Si può usare in merito perché Travaglio lo racconta sempre, quando definì Cazzaro Verde Matteo Salvini fu querelato e il giudice disse si può chiamare così perché è satira, quindi lo posso fare altrimenti non lo farei. E Salvini a maggior ragione aveva secondo me delle connotazioni cazzare, sempre tra virgolette. La Meloni è più strutturata, non sto dicendo che sia Churchill, la Thatcher o Adenauer, no, non ci sono in Italia, men che meno lo è la Meloni, lo ha dimostrato anche 2 o 3 giorni fa in quella sceneggiata in Parlamento, quando si è messa la giacca sopra, faceva le faccette, scene insopportabili. Ecco, lì devo dire è stata un po' cazzara. Ma in generale la Meloni ha più peso politico, ha più struttura politica rispetto a Renzi e a Salvini. E quindi sia nel libro sia nello spettacolo c'è la componente satirica, però c'è anche un dire, mentre Salvini è uno che si disarciona da solo, come ha fatto al Papete. E mentre Renzi è uno che aveva il paese in mano e che ha buttato via tutto col referendum del 4 dicembre 2016, io credo e temo che la Meloni sia più furba. Gli altri no. Lei è circondata da dei casi umani o da dei politici sopravvalutati o dai personaggi non adatti a quel ruolo lì. È piena. La classe dirigente meloniana è imbarazzante. Lei come persona e come politica, pur non essendo il genio del Novecento e del 2000, è comunque una persona che secondo me potenzialmente può durare un po' di più delle altre. Per questo non l'ho chiamata la cazzara nera. Insomma, nel libro e insomma, anche credo nello spettacolo, comunque tu citi, come pensa, un giornale nel quale io lavoro per domani, ma questo lo prendo insomma, come punto di riferimento per riflettere su una questione, ovvero il fatto che insomma, fare giornalismo oggi o comunque impegnarsi no, a teatro con i libri sta diventando sempre più necessario perché c'è una classe politica completamente distante poi dal lavoro che viene insomma, fatto comunque da un'Italia che in qualche modo si sta muovendo, basti pensare agli sgranellati in piazza nelle manifestazioni pacifiche. Quindi la situazione a domani è semplicemente perché chi lavora poi nella comunicazione, nel giornalismo, ma anche nell'arte, basti vedere quello che è successo con la questione a Sanremo, sta diventando complicato. Sì, allora sono d'accordo con te, hai fatto bene a citare domani, sia perché ci scrivi, sia perché secondo me domani, anche nei giorni scorsi e nelle settimane scorse, è diventato anche un po' il portatore sano del giornalismo di informazione, al tempo stesso lo spauracchio del governo con la vicenda dossieraggi e non solo. E io ho anche mandato dei messaggi alle persone, ai tuoi colleghi coinvolti in quella vicenda di cui secondo me loro sono vittime. Penso a Tiziana, penso a Fittipaldi, penso a Nello Trocchia. Sono dei bravissimi cronisti, dei bravissimi giornalisti d'inchiesta ed è un ottimo giornale domani. Ne ho profonda stima ed è uno dei pochi che leggo con piacere. Uscendo dal semplice riferimento a domani, l'informazione è fondamentale in qualsiasi epoca storica, secondo me ancora di più oggi, proprio perché c'è un governo che è democratico, che è legittimato a governare, che ha vinto le elezioni, ma che ha delle connotazioni un po' inquietanti. E quindi quando un governo può essere inquietante, può essere vicino a quella che Michele Ainis ha chiamato capocrazia, serve un giornalismo ancora più attento, e domani, come il Fatto Quotidiano e pochi altri, mi permetto di dire, lo fanno. Quindi bene, bisogna essere ancora più coraggiosi, bisogna essere ancora più divisivi, chi se ne frega se sei divisivo, devi essere sincero, intellettualmente onesto. Questa fregola del piacere a tutti è devastante per qualsiasi forma di arte, ancora di più per un giornalista, ancora di più per un intellettuale. Aggiungo, e in parte l'ho già detto, fare informazione oggi è ancora più importante, ma è ancora più difficile. Perché se ogni volta che un giornalista famoso come Fittipaldi o me, e non famoso e quindi non potente, non tutelato da malleve, da spese legali e da forza economica, viene massacrato, minacciato, dileggiato e sistematicamente querelato, tu capisci bene che è difficilissimo fare informazione. Perché il giochino che attua il governo è quello di sei contro di me, ti delegittimo.
ti attacco, non ti concedo le interviste, non vengo con te se sei in televisione, o peggio ancora, la querela. La querela che può essere lecita se ovviamente io dicessi adesso la Meloni è corrotta perché nel 2022 ha rubato 100.000 euro, ma la Meloni farebbe benissimo a querelarmi perché direi una castroneria assoluta. La querela diventa invece un mezzo per segarti le gambe letteralmente quando diventa temeraria. Cioè tu scrivi un articolo, e è successo tante volte a Domani come ha fatto, come a me, che è lecito, che è o giornalismo d'inchiesta o addirittura opinione, fai che ne so, una rubrica dedicata a un politico e quel politico ti querela sapendo che non vincerà la causa perché non c'è niente, ma lo fa perché ti fa paura. Allora, se questo capita, quando la persona che riceve la querela è protetta dal Fatto Quotidiano, da Domani, da Repubblica, dalla stampa, tu ti incazzi. Perché non fa piacere ricevere la querela a nessuno, e io ne ho ricevute e ne ricevo, però sai che sei protetto, sai che ne uscirai 99 volte su 100 vincente, o comunque se anche perdi, parliamoci chiaramente, paga il giornale. Ma se quella querela lì arriva un blogger, arriva un freelance, e io ne conosco tanti, anche gente di 40-50 anni e non solo giovani, che non ha né un'indipendenza economica né una protezione legale, ma tu quelle persone lì le rovini. Allora tu utilizzi la querela temeraria per fare paura alla persona giovane ma non protetta che è costretta o a cancellare il pezzo dal suo sito internet oppure è costretta addirittura a cambiare lavoro. Perché soltanto per andare da un avvocato ti servono 1.000, 1.500, 2.000 euro. Per farti un esempio, Stella, a me 10 giorni fa è capitato che un noto, non faccio il nome perché non gli voglio dare pubblicità, ma un noto presidente di una scuola di calcio mi ha querelato per un articolo che io ho fatto sul Fatto Quotidiano a lui dedicato, che era, ti garantisco, un articolo tra i più morbidi che io ho fatto nella mia vita. Quando ci è arrivato, ci siamo messi a ridere, io, Travaglio, perché è stato querelato anche lui in quanto direttore, e ci siamo guardati come a dire, ma stiamo scherzando? Evidentemente però questa persona, che è molto famosa perché è un presidente di una squadra di calcio molto importante, fa così, cioè appena lo citi ti querela. Ma così è molto pericoloso e purtroppo questo atteggiamento lo fanno tante persone o del governo o comunque del Parlamento. Incidentalmente questa persona è anche in Parlamento, quindi diciamo che ho fatto filotto. Per tutti questi motivi fare informazione è fondamentale, ma è anche dannatamente faticoso e complicato. Anche su, come dire, un governo che tu nella seconda parte del libro e credo anche nella seconda parte dello spettacolo, poi dimmi se la struttura è la stessa, come dire, fallimentare sotto tanti punti di vista. Insomma, nella seconda parte tu prendi in esame anche con un podio finale poi quasi di stampo storico, davvero, davvero fallimentare, che sta facendo acqua da tutte le parti. Sono totalmente d'accordo, sì, questa cosa c'è nel libro che tu hai letto e c'è anche nello spettacolo, anche lo spettacolo ha una prima parte un po' più ironica, una seconda parte un po' più di indignazione, arrabbiata e anche commovente in certi passaggi, per esempio quando parlo di Paolo Borsellino, ed è un governo che effettivamente sta fallendo su quasi tutti i fronti, ma questo fallimento ancora non è arrivato nella testa, negli occhi e nella percezione di molte elettrici ed elettori, un po' perché alcuni se ne fregano e quindi votano, vabbè sì, io sono di destra, voto a prescindere destra. E quel pubblico lì, quell'elettorato lì non lo intercetti mai. Ma quell'elettorato fluttuante non gli è ancora arrivato addosso tutto questo fallimento, un po' perché dicono, vabbè ma governano soltanto da un anno e mezzo, aspettiamo. E un po' perché appunto l'informazione spesso non fa informazione. A me fa ridere. Si fa per dire, quando sento esponenti di governo, anche importanti, asserire che l'informazione ce l'ha tutta con questo governo. Ma dov'è questa informazione che odia questo governo? La RAI, tranne Report e non so chi altri, ce l'ha col governo? Un cittadino, magari 60, 70, 80enne, che guarda solo Rai 1, non può non votare la Meloni, perché su Rai 1 la Meloni viene tratteggiata come se fosse una divinità. Rai 2, tranne rari casi, uguale. Mediaset, tranne Bianca Berlinguer, con cui io ho il piacere di collaborare e lavorare, non è esattamente una rete anti-Meloni o anti-Berlusconi, cioè adesso anti-Forza Italia o anti-Lega. C'è la 7, ho capito, ma la 7, c'è 9, basta. Quindi è chiaro che se tu leggi l'80% dei giornali, ammesso che qualcuno ancora li legge, per fortuna sì, o guardi la televisione canonica,
non capisci che effettivamente questo governo sta fallendo sulla politica economica, sta fallendo sui migranti, sulla politica estera fa le cose che gli dice di fare Biden, cioè la NATO, cioè l'Occidente, sta fallendo la riforma della giustizia, sta facendo leggi sulle informazioni che sono delle leggi bavaglio. Tutte queste cose però devi avere la forza, il coraggio e anche lo spazio per dirle. Io ormai quella forza me la sono conquistata, lo posso dire oggi con te, domani ad accordi e disaccordi, martedì dalla Berlinguer, mercoledì dalla Gruber e tutti i giorni sui social, sul Fatto o a teatro. E questa stessa forza qualcuno non ce l'ha perché è meno fortunato di me e qualcuno non ce la vuole avere. Perché a tutto quello che abbiamo detto sinora bisogna anche aggiungere che c'è un certo tipo di giornalismo e di informazione che è compiacente e che in qualche modo va dove tira il vento, cioè va dove tira il governo. È lecito, tutti dobbiamo campare, tutti dobbiamo vivere. Io ho un altro approccio all'informazione più in generale alla vita. Questo podio finale che fa insomma dei peggiori governi insomma da Berlusconi in poi. Ma sai, è un podio altamente personale e quindi altamente opinabile come tutto nella vita o quasi tutto nella vita. Io credo che governo sia uno dei tre peggiori, come hai detto tu, da Berlusconi in poi. Dico da Berlusconi in poi perché non è che posso mettermi a fare l'esperto dei governi della Prima Repubblica. Quest'anno compio 50 anni, che è diciamo un'età abbastanza importante, ma io non mi ricordo niente della Prima Repubblica. Sì, mi ricordo qualcosa, ho studiato tanto, però non posso fare paragoni. Io ho votato la prima volta nel 92, dal 92, diciamo la Seconda Repubblica comincia nel 94, dal 94 a oggi, quindi in questi quanti sono 30 anni. Io credo che questo stia nel podio come governo dei peggiori in assoluto. Il governo Meloni lo metto nel podio, l'ordine scegliete voi. Io nel libro ne cito altri due, ovviamente essendo un podio. Cito il governo Berlusconi tutti in generale, ma soprattutto il governo che è durato di più di Berlusconi, cioè il 2001-2006, che fu un incubo, io me lo ricordo bene, fu veramente un incubo, fu terrificante come libertà civili, fu il governo durante il quale ci fu il G8, la scuola Diaz, Bolzaneto, la morte di Carlo Giuliani, non che fossero cose dipendenti da quel governo, ma erano anni veramente pesanti, l'opposizione non c'era, sbagliava tutto, infatti ci fu il fenomeno dei girotondi, le persone scesero in piazza come a dire sinistra svegliati, cosa che è abbastanza attuale. E quel governo durò 5 anni, quindi fu terrificante. 5 anni come credo, temo, possa durare questo governo. Anche qui so che non sarò particolarmente speranzoso e ottimista per le persone che ci stanno seguendo, ma devo essere sincero. L'altro governo che metto nel podio è il governo Renzi. Il governo Renzi che secondo me fu disastroso, sia perché Renzi per me è il più grande sopravvalutato della politica italiana, ma soprattutto perché della grande colpa che io addebito a Renzi non è quella di essere peggio o meglio di Meloni o Salvini o Berlusconi, ma è il fatto che Renzi è andato a inserirsi in quella parte politica che non è la parte di Berlusconi, ma è la parte della cosiddetta alternativa a Berlusconi e quindi a Salvini e a Meloni. Allora, in quei 2 o 3 anni lì, 2014, 15, 16 soprattutto, quando Renzi era veramente fortissimo, io facevo fatica ad andare in televisione. Veramente, non potevi criticarlo, ancor più se eri di sinistra, perché ti guardavano male quelli di sinistra. Beh, in quegli anni lì, Renzi, secondo me, ha fatto dei disastri assoluti nel centro-sinistra. Io dicevo sempre quello che oggi molti dicono, con 10 anni di ritardo, cioè Renzi doveva fare il leader di Forza Italia. Lì sarebbe stato perfetto. Ma sarebbe stato l'erede debole di Berlusconi dentro Forza Italia, molto più forte di Tajani, tutto sarebbe stato al posto giusto. Ma poiché era il leader teoricamente alternativo a Berlusconi, era un incubo per quelli come me di sinistra, perché dicevano chi cavolo voto? Certo, c'erano i 5 Stelle, ma se uno era di sinistra, che cavolo faceva? E quindi questa è una cosa che io ho sempre combattuto e in quegli anni era pesante. Diciamo che il podio per me è quella roba lì, Berlusconi 2001-2006, Renzi 14-16 e Meloni. Se continua così la Meloni può andare al secondo posto, addirittura anche al primo. Staremo a vedere che torneremo tra qualche anno. No, la cosa che mi incuriosiva, perché sono molto giovane e ti chiedo spesso, insomma, se hai magari hai avuto possibilità di avere feedback da parte, insomma, di persone più giovani, insomma, sullo spettacolo, hai fatto l'anteprima, quello che abbiamo visto, ma anche sul libro o in generale, come vedi, insomma, questa generazione tanto criticata, ma tanto poi tenuta veramente al margine da questo governo. Ma sai, la premessa è che quando si parla di generazioni si fa per forza una generalizzazione.
Tu sei molto giovane, fai parte di una generazione che secondo me non è che ti somiglia tantissimo. Diciamo che tu mi ricordi come ero io 20-25 anni fa, cioè tu secondo me sei una persona che si impegna, che partecipa, che è attiva, ce ne sono tanti e tante come te, non so se tu sia la maggioranza, me lo auguro, così come non lo ero io, intendiamoci. È difficile in qualsiasi generazione che la maggioranza tra i coetanei si attenta politicamente, attiva civilmente, attenta alle questioni civili, ai temi etici. Sin da 20, 25, 30 anni, 30 anni ci sono le persone che tendono a rifugiarsi nel privato, a farsi i fatti propri, a vivere soltanto di amore, di amicizia, di soldi, di musica. È legittimo, intendiamoci, non sto facendo un discorso bene o male, un discorso manicheo, però c'è. Volendo fare questa generalizzazione, sulla base di quello che io ricevo ogni giorno sui social, di quello che sento quando vado, che ne so, al bar o prendo un treno e puntualmente, ovunque io vada, trovo il ventenne, 25, trentenne che mi chiede la foto, magari si attarda a parlare con me e può passare dai Pink Floyd a Stevie Ray Vaughan al tennis Sinner e poi va sulla Meloni, poi su Grillo, perché parlando di tante cose si divertono a sfrugugliarmi su molti aspetti come se fossi un jukebox. Io vedo, lasciando stare i menefreghisti, una generazione che ha davanti delle belle battaglie, perché vedo una generazione che secondo me vorrebbe partecipare, una generazione che secondo me non ha dei punti di riferimento perché sta vivendo un'epoca difficilissima. Io ce li avevo dei punti di riferimento, degli intellettuali, dei musicisti, dei cantautori, degli scrittori. Oggi secondo me si fa più fatica e quando capisco che qualcuno come punto di riferimento ha Travaglio o me o Ranucci, mi tremano le gambe perché dentro di me dico mi state sopravvalutando, non merito così tanto, io stesso sono pieno di dubbi, se prendete me come punto di riferimento, grazie, ma ho un po' paura che mi stiate sopravvalutando. Vedo una generazione che non riesce ad appartenere perché non ci sono, secondo me, delle forze politiche così aperte, così pronte ad accoglierli. C'è qualcuno che ci prova, intendiamoci, ci prova Schlein, ci prova Conte, ci prova Fratoianni, non voglio dirti fanno tutti schifo perché sarei qualunquista, però fanno fatica anche loro e comunque ho citato tutte forze che appartengono al centro-sinistra o comunque al campo largo. Questo governo secondo me se ne frega altamente dei giovani. Poi ci sono dei giovani 20-25 anni di destra che sono contentissimi, intendiamoci. Così come negli anni 70 c'era Fuan, c'erano i giovani ragazzi di estrema destra, ci sono anche adesso. Però se mi fai un discorso di partecipazione politica, di attenzione ai temi, penso al cambiamento climatico, penso al ricambio generazionale, ma che gliene frega questo governo? Questo è un governo pieno di negazionisti sul cambiamento climatico. È un governo che come primo o secondo o terzo atto ha voluto fare la legge anti-rave, che non era assolutamente un'urgenza, o addirittura la legge per inasprire le pene degli equattivisti, che intendiamoci, anche a me stanno un po' sulle palle quando lanciano la roba sui quadri o quando blocca l'autostrada. Però attenzione, se tu ce l'hai così tanto con quelli che bloccano l'autostrada, io non accetto poi che lo stesso governo, se vede le autostrade bloccate dai trattori e dagli agricoltori, dice no, loro hanno ragione, gli equattivisti no. E no, allora se tu vuoi fare il puro che difende quelli che vanno a lavorare e usa l'autostrada, lo posso accettare, ma utilizzi lo stesso metodo di giudizio. La realtà è che questo governo detesta tutto quello che è anche solo vagamente di sinistra. E poiché quasi sempre, in qualsiasi epoca, il giovane tende a guardare a sinistra, perché il giovane in quanto tale è rivoluzionario, è ribelle, è desideroso di cambiamento e tutte queste caratteristiche hanno a che fare con la sinistra, non certo con la destra che è in sé conservatrice, questo governo non può amare i giovani. E si arriva anche a livelli di disonestà intellettuale, ma anche di disonestà e basta, quando capitano cose come le manganellate a Pisa o a Roma. Quella stella è stata una delle cose più vergognose che io ho visto negli ultimi anni, perché tu puoi trovare tutte le scuse del mondo. Io le ho fatte le manifestazioni, tanto a 20 quanto a 30 quanto a 50, e c'è sempre il singolo personaggio che è un idiota, che è un provocatore, che insulta le forze dell'ordine, ma uno su 1.000, su 5.000. Lì non era il G8 dove c'erano gli infiltrati, dove c'erano i black bloc. Lì erano dei ragazzi garbati, almeno il 99%, che avevano due colpe agli occhi di questo potere, di questo governo. Uno, manifestavano. E se manifesti a questo governo stai sulle palle. Due, addirittura manifestavano per la Palestina. Quindi lì c'era un concentrato di negatività.
agli occhi del governo Meloni, perché erano giovani sostanzialmente vicini alla sinistra o di sinistra, quindi aiuto. In più erano pure per la Palestina e già soltanto dire voglio lo Stato di Palestina è diventato terroristico in questo paese e quindi è successo quello che è successo. Io ho trovato meravigliose le lacrime di Roberto Vecchioni, meravigliose nel loro dolore, lo conosco Roberto, ne ho anche parlato di quel momento in televisione, però le lacrime di Roberto erano le mie. Non si possono vedere quelle scene. Ho citato l'esempio Massimo, e non sto dicendo che la Meloni è quella dei manganelli, non mi permetterei mai. Però se tu mi domandi cosa sta facendo questo governo per i giovani, ti dico sostanzialmente niente. No, ma anche in generale il clima, no? Quello che dicevo prima, c'è cioè questo scollamento tra quello che il governo poi è e fa e poi quello che, insomma, almeno delle bolle, dai, mettiamo bolle perché è normale che non possiamo generalizzare, comunque vorrebbe o motivi per i quali lotta. Io penso alla questione maternità, insomma, questioni di genere, insomma, questo bonus maternità, ne parlavo l'altro giorno con una mia collega. Agghiacciante, cioè non possiamo non pensare a, come dire, al fascismo, cioè è veramente difficile, veramente difficile. E come dici te, quando si dice questa cosa, in realtà insomma, pensiamo di creare scalpore, ma acchiappa in realtà. Sì, purtroppo è una cosa che ho detto anche recentemente, non mi ricordo in quale contesto televisivo, penso che stessi parlando da Bianca Berlinguer. Ed è una cosa triste, che a me dispiace ripetere anche qui con te, ma parlare di fascismo e antifascismo è sacrosanto, è giusto, è doveroso e va fatto. Perché questo governo, e soprattutto Fratelli d'Italia, ha delle connotazioni inquietanti. Che sono anche figlie della storia di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia viene da Alleanza Nazionale, prima ancora dal Movimento Sociale Italiano, cioè da quelli che si dichiaravano fascisti. Perché il Movimento Sociale Italiano erano non post-fascisti, erano fascisti. Almirante era fascista, Rauti era fascista, La Russa all'epoca, voglio dire all'epoca, era fascista, Gasparri all'epoca era molto vicino al fascismo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa gente è cresciuta, è forse maturata, di sicuro invecchiata, ma resta così. Se tu riascolti o riguardi in un impeto di masochismo le dichiarazioni di 20-30 anni fa di Lollobrigida, beh, Lollobrigida non era esattamente una persona antifascista. Quindi tutte queste persone sono diventate classe di governo. Allora, porsi il problema di fascismo e antifascismo è lecito. Quindi noi dobbiamo farlo. È terrificante, come dicono nello spettacolo, che la seconda carica dello Stato abbia un busto del Duce in casa, cosa che a me fa vomitare. Non è folklore. La Russa che ha il busto del Duce, che è presidente del Senato, mi fa schifo. Non la Russa, mi fa schifo l'idea che un presidente del Senato abbia quella roba lì. Mi fa schifo che in nessuno dentro Fratelli d'Italia abbia il coraggio di definirsi antifascista, ma lo capisco perché non lo sono. Perché non lo fanno? Non lo dicono? Perché non lo sono. La Meloni non è antifascista. Non è fascista, ma non è neanche antifascista. Non c'è niente da fare, come tutti quelli di Fratelli d'Italia, e anzi, dentro Fratelli d'Italia c'è anche qualche fascista dichiarato, secondo me anche qualcuno al governo, ma non voglio andare oltre. Tutto questo però che dovrebbe inquietare, in termini elettorali, cosa fa? Niente. Cioè esaspera la forbice. Quelli che hanno paura di questo governo, secondo me, abbastanza a ragione, dicono, ah, hai visto? Saviano ha detto questa cosa qua, Scanzi ha detto questa cosa qua, Augias ha detto questa cosa qua, sono ancora più convinto che questo governo è fascista o ha dei retaggi col fascismo. Ma quelli che hanno votato la Meloni o che comunque odiano la sinistra, se fai questo discorso in televisione, sui social, a teatro, sui libri, ammesso che loro li leggano, sono ancora più convinti di votare la Meloni o di votare destra, perché non gliene frega niente di quello che dici, e poi scatta addirittura il meccanismo del allora lo faccio per dispetto. Quando ci fu un'inchiesta, secondo me straordinaria, di Fanpage, che poi fu trasmessa a Piazza Pulita, mi ricordo che c'erano dentro quell'inchiesta che raccontava delle vicende, lascia stare l'aspetto giudiziario, ma degli aspetti etici inquietanti. C'era gente che faceva il saluto romano, gente della Lega, di Fratelli d'Italia, gente che faceva battutacce naziste, battutacce razziste. Una di quelle persone, che non è stata indagata, ma diceva delle cose inquietanti, si candidava di lì a poche settimane o alla Regione Lombardia o al Comune di Milano. Ha preso il record di preferenze proprio perché era stata citata da Fanpage e da Piazza Pulita. Quindi ci sono italiani che, se tu dici guarda, quello lì è fascista o forse è fascista, loro dicono: ah, l'ha detto Scanzi, per dispetto lo voto, l'ha detto Formigli, per dispetto lo voto. E c'è questo elettorato. Pensa a Vannacci. Vannacci vende vagonate di copie perché
Non scrive dei bei libri, ma non scherziamo, nessuno lo legge, secondo me, più di 3 pagine, non l'ha letto nessuno quel libro lì, per fortuna, aggiungo io. Ma perché, visto che ne ha parlato male Repubblica, il Fatto Quotidiano, la Gruber, eccetera, 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 loro per dispetto lo votano su Amazon. Ed è stata la grande fortuna di Vannacci. Quindi, giustissimo che io e te, gli intellettuali, ne parlino di fascismo e antifascismo, perché è sacrosanto. Ma se vuoi vincere le elezioni, purtroppo non è un grimaldello giusto, non è un pulsante giusto, e lo ha dimostrato anche la campagna elettorale del 2022 del Partito Democratico di Enrico Letta. Esattamente, beh, ci sono insomma un sacco di cose, ho letto anche un sacco di commenti sotto di cui vorrei ancora parlare, però sono intanto molto curiosa di venirti a vedere a teatro. A Roma quando vieni? Te l'avrei detto e ve l'avrei detto, tu devi venire, lo sai, magari poi quel giorno ci inventiamo anche qualcosa anche di musicale, vediamo un po'. Comunque il 25 maggio, io sarò il 25 maggio al Teatro Italia di Roma, credo che sia un sabato, e sul sito del Fatto Quotidiano, ma anche sul mio, su Facebook o su Instagram, trovate tutte le date. Ne mancano ancora 3 o 4, Stella, perché visto che ho deciso un mese fa di fare lo spettacolo, qualche data mi sta arrivando. Quindi ti posso dire che sono 19. Probabilmente diventeranno 20-22, 3 o 4 ancora non le posso dire, semplicemente perché manca fisicamente la firma del contratto. Però Roma è strasicura, sabato 25 maggio. Perfetto, allora questa viene segnata sicuramente, diverse persone proprio che hanno scritto. Ti verremo a vedere perché sono veramente curiosa poi io a teatro, insomma, con un libro politico con cui ti sapere, non ti ho mai visto, quindi ti ho visto solo in veste musicale, perciò il È conigliere vero, è veramente in è veste vero. Tu mi hai visto, credo, con i Pink Floyd e con Battiato. Battiato l'abbiamo anche fatto insieme. È musicale. Sì, vero. infatti. Sì, a livello non hai visto né Renzo Sconi né Cazzaro Verde. Sei troppo piccolo, è vero. È vero. Però questo non me lo perdo, quindi sono curiosa anche insomma, di vedere poi la tua vena insomma, ironica, satirica, che è sempre una chiave estremamente interessante per parlare di queste cose. E ti ringrazio davvero tanto, Andrea. Grazie a te, Stella. Lo sai che mi fa tanto piacere. Sentiamoci quando vuoi. Grazie. Grazie, ti mando un forte abbraccio, in bocca al lupo per tutto e ci vediamo ovviamente presto. Viva, in bocca al lupo a te. Ciao Stella e ciao a tutti. Ciao.